Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata alla festa di Maria Santissima d'Alemanna, con una grande partecipazione di fedeli. Gela rinnova la sua devozione in onore della patrona attraverso i tradizionali riti legati alla cultura medievale, agli eventi della storia e delle leggende locali della città. Vediamo. Con una grande partecipazione di fedeli, Gela rinnova oggi la sua devozione in onore di Maria Santissima d'Alemanna, patrona della città, attraverso i tradizionali riti legati alla cultura medievale e agli eventi della storia e delle leggende della città. Particolarmente sentita e attesa dalla comunità gelese, la festività religiosa è stata improntata da Monsignore Grazio Labiso su delle linee direttive ben precise, quella dell'essenzialità, della sobrietà e della solidarietà, attraverso una serie di giornate tematiche che hanno segnato una intensa settimana di appuntamenti dedicati alla bellezza, alle abilità diverse, alle comunità, alla vita e alla famiglia, allo spirito, ai giovani, alla speranza e alla lode. L'icona in stile bizantino della Madonna fa rivivere la Terra Nuova voluta da Federico II, che chiamò i religiosi teutonici di Santa Maria d'Alemanna, i cui frati prestavano culto alla Divina Signora. L'immagine sacra è la memoria storica di alcuni avvenimenti rilevanti della città, quando, durante le incursioni saracene tra i secoli XIV e XV, gli alemanni l'abbandonarono sotterrandola in una buca nei pressi dell'altare dell'antica omonima chiesetta, e quando, intorno al 1450, essa fu rinvenuta miracolosamente da un contadino e Maria proclamata patrona della città. I gelesi attribuiscono alla Vergine dell'Alemanna lo scampato pericolo del terremoto del 1693 e l'incolumità durante il violento bombardamento navale del 10 luglio 1943. Da una settimana la città di Gela è illuminata. Oggi, 8 settembre, la Chiesa Madre è meta di numerosi fedeli che sostano in preghiera davanti all'icona della patrona. Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha presieduto questa mattina in Chiesa Madre il solenne pontificale, concelebrato da tutti i sacerdoti gelesi o che operano a Gela. E al termine hanno avuto luogo in Piazza Umberto I i giochi pirotecnici in onore della patrona. Nel tardo pomeriggio la solenne processione della Sacra Icona di Maria Santissima d'Alemanna per le vie cittadine, accompagnata dalle preghiere dei devoti e dal suono delle bande musicali, con momenti tradizionali toccanti, quali la spogliazione dei bambini. In tarda serata, mentre il corteo religioso fa il suo rientro in Chiesa Madre, la tradizionale e suggestiva fiaccolata in Piazza Umberto per tributare l'ennesimo riverente saluto alla sacra effigie. Al termine della processione, l'attesissimo spettacolo pirotecnico che conclude i festeggiamenti in onore della patrona di Gela. Siamo alla cronaca, altra auto in fiamme a Gela tra la via Mazzini e la via Bevilacqua nella zona di San Giacomo. Un incendio ha interessato una Fiat multipla di un pizzaiolo di 44 anni. Indagano i carabinieri. I beni culturali del territorio gelese al centro dell'incontro avuto dai componenti della Commissione Cultura e Turismo Sara Bonura e Luigi Di Dio con l'assessore regionale ai beni culturali Carlo Vermiglio. Presente all'incontro anche l'assessore al turismo del Comune di Gela Francesco Salinitro, il capo di gabinetto dell'assessorato Pietro Sciortino e Sergio Alessandro, dirigente del servizio valorizzazione pubblico e privato. Argomento principale dell'incontro è stato la progettazione esecutiva del secondo lotto del Museo del Mare per poter essere inserita nella programmazione europea per il finanziamento. Si è anche parlato della possibilità che l'amministrazione possa mettere a disposizione dei locali da destinare al restauro conservativo dei reperti trovati a mare per il montaggio della nave greca in giacenza presso il Museo di Gela in attesa della costruzione del Museo della Navigazione Greca. L'assessore Vermiglio ha mostrato grande interesse e attenzione sull'argomento e ha deciso di riconvocare un secondo appuntamento con la presenza di Sebastiano Tusa, soprintendente al mare, e di Stefano Biondo, dirigente del Centro regionale per la progettazione e il restauro e per le scienze naturali applicate ai beni culturali, al fine di individuare il percorso da mettere in campo per il montaggio della nave greca e pensare alle prossime campagne di recupero, nonché per approfondire vari temi trattati. Adesso parliamo della 10ª edizione del Festival del Golfo, successo ieri sera di pubblico e di partecipanti. La manifestazione canora è stata vinta da una ragazza poco più che ventenne proveniente da Pedara. Il premio della stampa è andato ad un gelese trapiantato a Genova. Coinvolgenti i conduttori Consuelo Lisciandre ed Emanuele Ruvio. L'intera registrazione del festival andrà in onda domani e domenica alle 21. Vediamo.
10 anni e non li dimostra. Il Festival del Golfo ieri ha tagliato l'ennesimo traguardo, una delle pochissime kermesse canore a Gera che dal 2006 non ha mai saltato un appuntamento. Ogni anno è sempre un piacere vederlo e ascoltarlo. Grazie alla caparbietà dei patron Gaetano Lorefice e Daniela Venosta, i geresi e non solo ieri hanno potuto assistere alla manifestazione che si è svolta nei pressi della Chiesa Madre. Tanto pubblico e diretta televisiva sui nostri teleschermi. 14 i concorrenti in gara, tutti bravi, ma alla fine soltanto uno è riuscito a conquistare il premio ed è stato un giudizio unanime. Ha trionfato Sonia Pitiddu di Pedara, in provincia di Catania, che ha magistralmente interpretato Adagio di Lara Fabian. Sonia ha dedicato il brano interamente ad una zia scomparsa recentemente. Raccontaci emotivamente come ti senti in questo momento. Sono felicissima, è stato veramente un onore per me partecipare. A chi lo dedichi questo premio? Ai miei genitori che fanno tantissimi sacrifici per me. Come ogni anno, il Corriere di Gela, il settimanale fondato e diretto da Rocco Cerro, ha attribuito il premio della stampa. Il vincitore è stato Jonathan Urboni, gelese, trapiantato a Genova. Sul palco ha cantato Grande amore de Il Volo. Penso solo a te, dimmi perché quando amo, amo solo a te, dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Ho visto il Festival del Golfo tramite internet quando vivevo a Genova. Sono davvero felice di essere tornato nel paese, nella città dove sono nato e dove sono cresciuto, e aver avuto questa possibilità di essermi esibito davanti a tanti gelesi come me. Grazie. Direi che meglio di così non poteva finire. Sono davvero molto contento, quindi ringrazio tutti voi che mi hanno dato la possibilità di essere qui, voi che mi avete ascoltato e quindi avete apprezzato, e ringrazio tutta la giuria. La conduzione del festival quest'anno è stata affidata a Consuelo Risciandra e a Emanuele Ruvio. Per la prima volta assieme hanno raccolto i consensi del pubblico. Bravi. Come del resto sono stati bravi i musicisti. Un'orchestra di indiscusse qualità che è stata applaudita a scena aperta dal pubblico presente. Soddisfazione per la riuscita della Kermesse Canore è stata manifestata dagli organizzatori Gaetano Lorefice e Daniela Venosta. Sentiamo. Gaetano Lorefice, anche questa è fatta, la 10ª edizione è andata via, successo di pubblico, di partecipanti. Ora non dirmi che già da questa notte pensi all'11ª edizione. No, non ci penso, mi godo però questo spettacolo che è riuscito tutto sommato abbastanza bene. Non ha piovuto come abbiamo temuto a un certo punto della serata, comunque siamo contenti, grazie. Hanno vinto i più bravi. Secondo me sì, ma ce n'erano tanti altri che avrebbero vinto un'altra edizione se ci fosse stata, ma purtroppo oggi, quest'anno erano concentrati i migliori talenti della Sicilia, credimi. Quando si taglia il 10º traguardo c'è sempre una dedica particolare. No, io questo festival lo dedico soltanto e semplicemente ai miei collaboratori più stretti, che sono alla fin fine la mia famiglia. Nessun altro, credimi, nessun altro. Facciamo... Tutta sincerità, credevo che dicessi tua moglie, non l'hai detto subito, però va bene uguale. No, perché c'è anche mia figlia che ci dà una mano. La loro bravura ha alzato il livello del 10º Festival del Golfo. Meritavano tutti veramente, con la loro bravura, di essere presenti a questo che è stato un bel traguardo per noi. Poche manifestazioni a Gela hanno questa durata, si fermano tutti al secondo o terzo anno. Noi siamo riusciti ad arrivare al 10º. Grazie alla testardaggine, alla caparbietà di mio marito, che per l'organizzazione del festival è instancabile.
Ma non l'hai visto in questi giorni tuo marito, perché ha staccato la spina per dedicarsi al festival? Sì, guarda, solo festival. Tu considera che ogni anno rinuncia alle ferie pur di dedicarsi al festival e a far riuscire questa manifestazione. Però da domani potete dedicarvi alle ferie. Ma insomma, da domani no, ma ad ottobre ci penseremo. Adesso invece ascoltiamo ai nostri microfoni i due presentatori, Consuelo Lisciandre ed Emanuele Rubio. È un'emozione stupenda perché presentare la 10ª edizione del Festival del Golfo è stata davvero un'emozione. Soprattutto perché è stata la 10ª edizione, è un festival di Gela, un festival dei cittadini, e del popolo, e quindi spero tanto che anche il prossimo anno si ripeta. Hanno vinto i più bravi alla fine? Sì, indubbiamente. È una kermesse canora ricca di voci veramente preparate, ragazzi in gamba, e poi hanno vinto i migliori. È stata una bellissima esperienza e ringrazio Gaetano Lorefice e Daniela Venosta per aver scelto me. E come ti sei trovata con il compagno di viaggio Emanuele Rubio, che finalmente è tornato a Gela? Mi sono trovata benissimo, un compagno ideale, davvero, un compagno ideale, scherzosissimo, spiritoso, veramente grande. Grazie Emanuele. Emanuele, ti rivedremo anche il prossimo anno oppure... Che dobbiamo fare per rivederti a Gela? Questo non lo dovrei chiedere a me, io a Gela vengo con piacere, qualsiasi cosa mi si chiede di fare per dare tono, lustro, accendere, diciamo, le luci e i riflettori su questa città, Gela mi troverà sempre a disposizione. Ma per te è più facile essere intervistato o intervistare? Ma guarda, cioè è bello sia intervistare quando sei nel ruolo dell'intervistatore, essere intervistato quando qualcuno è curioso di sapere come la pensi. Poi per te, gelese Doc, che vive però in Calabria, ritornare in città davanti al proprio pubblico, qual è l'emozione che realmente si prova? Ma io sono sempre emozionato, diciamo che esorcizzo l'emozione cercando di divertirmi, cantare anche se c'è qualche stonatura, perché i brani che sono stati fatti non erano stati provati, quindi è successo tutto sul palco, questo dà la spontaneità alla manifestazione senza anche prendersi sul serio. Difatti c'ho anche la voce un po' che è andata via perché le tonalità non erano incastrate, non erano provate. E quando andrai a Cosenza cosa porterai di Gela? Ma io a Cosenza, Gela è sempre presente, a parte il dialetto, è presente perché parlo sempre della mia città, del mare, dei posti, delle cose belle che ci sono a Gela, perché Gela merita tanto. Diciamo che sono un ambasciatore di Gela in Europa. L'assessore comunale Licia Abela continua a tessere la rete di una cooperazione sociale al fianco dei soggetti con autismo. Dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi, il componente della giunta messinese con delega ai servizi sociali ieri ha incontrato l'associazione AMA Autismo, la nuova sigla, presieduta da Antonino Biondo. Auspicando la collaborazione dell'amministrazione comunale, ha segnato l'assenza e l'inidoneità di spazi per le attività riabilitative e di incontro. Sono stati richiesti inoltre maggiori servizi per soggetti con autismo. L'assessore Licia Bella ha annunciato il suo interessamento tra l'altro per l'accudienza scolastica e l'assistenza alla comunicazione alla vigilia dell'inizio delle attività didattiche. Stiamo subendo una decurtazione chirurgica dei trasferimenti finanziari, ha denunciato Abela, proprio in un momento in cui invece le richieste di aiuto sono inversamente proporzionali ad essa. Tutto ciò non scoraggia il nostro cammino accanto a chi ne ha più bisogno, affinché nessuno rimanga indietro. L'assessore e il presidente di AMA Autismo hanno chiuso il loro confronto promettendosi un prossimo incontro. Il coordinamento del tavolo tematico Aree Verdi, Spazi Pubblici e Mobilità Urbana, attivo da alcuni mesi all'interno del progetto denominato Cantiere Gela, incontrerà sabato 10 settembre alle 16 presso la Sala Don Pino Puglisi in via Ossidiana i cittadini che hanno manifestato la volontà di adottare le aree verdi di via Morselli. Sono invitati a partecipare alla riunione tutti i residenti che fossero interessati ad aderire all'iniziativa o che volessero conoscere nel dettaglio il progetto di adozione. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti,
contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Oggi, in occasione della festa della patrona di Gela, gli uffici di igiene pubblica rimarranno chiusi. Eventuali emergenze saranno garantite dall'unità operativa igiene pubblica di Niscemi. Il numero di telefono è 0933 951 084. Eschilo e le sue opere sono state il tema conduttore dell'estemporanea promossa dall'associazione culturale Uncle Jack di Gela. Sei artisti gelesi e del Calatino ieri in piazza Sant'Agostino sono stati impegnati nella decorazione artistica delle panche con l'uso di vernici delebili. L'iniziativa è stata ribattezzata Urban Art L'Eschilo Seduto. Abbiamo fatto un'installazione artistica lungo il corso Vittorio Emanuele. Continuiamo con piazza Sant'Agostino davanti al teatro Eschilo. L'idea è quella di abbellire le panchine in maniera temporanea con un progetto sperimentale e artistico da parte degli artisti locali, anche artisti che verranno da fuori. Il tema libero di questo attacco d'arte in città sarà Eschilo, quindi la vita, le opere, le tragedie. Ogni artista farà la sua opera nelle sei panchine che sono qui dietro di me. Speriamo che abbia grande successo e che sia rispettata dai cittadini questa arte urbana, che ha l'obiettivo di creare una nuova atmosfera in città e creare dei poli di attrazione. Il mio progetto più che altro è quello di educare, non tanto di rappresentare il bello, rappresentare l'antichità, oltre diciamo alla tematica centrale, ma quello più che altro è di educare il cittadino, soprattutto partendo dalla bassa età, diciamo dai giovani, a rispettare non solo le persone ma anche le cose materiali. Diciamo un bene comune, quali sono magari queste panchine di cemento, sono semplici strutture, però il sabato sera fanno comodo quando ci si siedono. Ecco, magari sederci sopra, dare un'occhiata, ma soprattutto rispettare, non vandalizzando diciamo queste strutture. È una replica di un progetto che mi ha visto quest'estate a Maiori, vicino a Salerno, in provincia di Salerno. Abbiamo realizzato lì delle panchine del lungomare tramite un'associazione, un'iniziativa che c'è stata, a cui mi hanno invitato. E abbiamo chiesto l'autorizzazione, non altro, per replicare questa cosa qui, e diciamo che il comune si è mostrato favorevole. Okay. Siamo praticamente sei stili diversi, oggi pomeriggio verranno anche dei ragazzi da Caltagirone che hanno organizzato un bellissimo festival quest'estate da loro a Caltagirone, sempre di street art. E ci saranno anche stili collage e cose varie. C'è anche il caporal maggiore gelese Monica Contraffatto tra i 13 azzurri della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica che rappresenteranno le 14 discipline a Rio de Janeiro. Ieri la cerimonia di apertura allo Stadio Maracanà, mentre le gare di atletica in programma allo Stadio Olimpico, che ha già ospitato le Olimpiadi, inizieranno oggi per concludersi il 18 settembre con la maratona. Gli azzurri, 7 donne e 6 uomini, sono capitanati dalla portabandiera tricolore Martina Caironi. Dunque comincia oggi l'avventura della nostra Monica Contraffatto. Con i 100 metri sarà al suo debutto olimpico. Monica Contraffatto, ferita durante una missione in Afghanistan, ha deciso di dedicarsi all'atletica paralimpica quando da un letto di ospedale vide la Caironi vincere l'oro ai giochi di Londra. Si giocherà regolarmente al campo Vincenzo Presti di Gela la partita di domenica prossima tra la formazione biancazzurra e il Sersale in occasione della seconda giornata di Serie D. L'ufficialità è arrivata questa mattina e il giorno dopo la partita cominceranno i lavori al manto erboso. Domani pomeriggio alle 15.30 nella sala stampa dello stadio si terrà una conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario del club presieduto da Francesco Tuccio. L'incontro servirà anche per fare il punto sul progetto sportivo intrapreso dalla società gelese con l'ingresso dei nuovi soci.
Immagini che evocano emozioni di una storia giocata sui limiti delle responsabilità e fanno riflettere sulla vita in termini di salute. È il book movie Shutting della regista nissena 27enne Denise Daqui, vincitore della quinta edizione del concorso Book Jack Azione 2016, premiato lo scorso 30 agosto al Lido di Venezia durante la 73esima mostra internazionale del cinema, sezione indipendente. A consegnare il premio, di cui è stato iniziatore il regista Ettore Scola, quest'anno Ascanio Celestini, presidente della giuria. Interpreti del corto: Giuseppe Milazzo, Carlo Giaquinta, Gianluca Trapani, Andrea Cortese, Marco Arcoleo, Giuseppe Lobue, Annalisa Iozza. La fotografia è di Filippo Arlotta, le musiche di Bruno Falanga. Un altro prestigioso riconoscimento per la regista nissena, laureata al DAMS di Bologna in cinema, che sinora ha realizzato 3 cortometraggi, tutti intrecciati alla narrativa: L'uomo che non ha mai vissuto, La putia e Il volto dell'anima, quest'ultimo vincitore della sezione European Short al Festival del Cinema di Giacarta. Book Jack Azione 2016 è un concorso indetto da Book Jack Magazine, in cui la sfida che si propone ai giovani talenti e ai giovani registi è quella di concentrare in 3 minuti video un libro, un contenuto narrativo. E nel mio caso io mi sono ispirata ad un'opera di Fulvio Hervas, che loro mettevano a disposizione la loro banca dati, Tu non tacere, che nella versione cinematografica è diventato Shutting. Perché Shutting? Perché l'ispirazione cinematografica mi è stata data dal grande Kubrick. Tu non tacere era la storia di un giovane studente di medicina a cui viene, a causa di un episodio di mala sanità, sottratto il padre, sottratto perché non era prevista questa morte così repentina, e si trova quindi con tutte le problematiche relative a uno studente, si trova quindi a mettere in crisi e in discussione tutti i suoi sogni. Chi è lui e cosa dovrà rappresentare in futuro, se ovviamente le responsabilità che il suo lavoro prevede possano essere alla meglio affrontate da lui, che così crede in questo lavoro, ma a cui la realtà ovviamente ha dato assolutamente altre risposte. Masterclass di danza classica moderna e contemporanea al Teatro Eschilo con Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, e Cristian Lopresti, danzatore della Scuola di Amici. Appuntamento venerdì 9 e sabato 10 settembre. Per informazioni bisognerà recarsi al botteghino del teatro dalle 18.30 alle 20.30 oppure contattare i seguenti numeri: 345 5880 580 oppure 331 5623129. Appuntamento con Barry Harris, uno dei migliori esponenti del jazz classico mondiale, domani sera alle 21 negli spazi esterni del Teatro Eschilo di Gela. L'iniziativa rientra nel cartellone della quinta edizione del Gela Jazz Festival, promosso da Loredana Melodia e dal Comune di Gela. Continua invece nel quartiere residenziale di Macchitella la rassegna dei Ladies Trump, promossa dal direttore artistico Francesco Castellana, con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trainita alla produzione tecnica. Mercoledì 14 settembre prossimo alle 22 si esibirà Anna Bonomolo, accompagnata da Diego Spitaleri. Giornata della solidarietà domenica 11 settembre prossima alle 10.30 in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa, giunta alla sua 11esima edizione, promossa da Veteran Motor Club in collaborazione con la sottosezione dell'Unitalsi. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la gentile attenzione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale web all'indirizzo www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie e buona festa della patrona a tutti.